tutti, benvenuti e bentornati su questo canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video particolare con un'impronta un po' da Twitch, però oggi sono qui perché ho deciso di provare insieme a voi Pokémon Unite e sono stata fino all'ultimo indecisa se portare una diretta e poi un video corto su YouTube o fare il contrario, perché sono diventata abbonata a Twitch, quindi passate a iscrivervi anche al mio canale Twitch. E mi trovate tanto sempre come 896 Sabri, quindi ho sbloccato anche la possibilità di caricare dei veri e propri video anche su Twitch. Quindi ho deciso stavolta di dare la priorità a YouTube, quindi scopriamo insieme Pokémon Unite e se vorrete vedere una versione estesa di questo gameplay lo trovate appunto sul mio canale Twitch. Grazie a tutti e nulla, cominciamo a provare insieme questo nuovo capitolo di Pokémon. Ragazzi, non so niente, quindi proprio lo sto testando insieme a voi per la prima volta, quindi premiamo A. E vediamo appunto che cosa ci aspetta. Ok. È un MOBA. Un po' come Smite, un po' come League of Legends. Torri da conquistare, in questo caso anelli. Squadre, c'è chi attacca la base avversaria e chi difende la propria base. Ok. Vediamo, sembra strano su Switch, è la prima volta che gioco un gioco del genere su Switch. Vediamo un attimo. Ok, mettiamo assolutamente il mio nome in game, che tanto è sempre lo stesso, ovvero il mio nome in greco antico, ovvero Abern. Vediamo. Ok, anche l'aspetto è assolutamente questa. Addirittura mi fanno scegliere la faccia. Oddio, è un po' gli occhi a palla. Anche un po' così quando mi metto l'eyeliner. Oddio, che scelta difficile. Non lo so, facciamo a palla, dai. I capelli assolutamente sciolti e mossi. Oddio, marroni no, lasciamo, cioè scusami, neri no, lasciamo i marroni. Orange. Purple, considerando che il mio colore preferito è l'arancione, dovrei scegliere questo. Ma se andiamo a guardare lo stile dei vestiti, ragazzi, non c'è paragone. Così sembra, non lo so, una cuoca, non mi sa da allenatrice Pokémon. Questo invece sì, quindi sceglierò questo. Mio malgrado perché il mio colore preferito è arancione, ma va bene anche così. Confermiamo.
Abbiamo un trainer ID, penso che vi servirà se volete trovarmi nel gioco. Ok, benvenuto a EOS Island, il mio nome è Forus. Io sono il capo di questo istituto, istituto di ricerca. Ragazzi, non sono bravissima con l'inglese, quindi perform, non mi ricordo che voleva dire, ma probabilmente io cerco di orientare la mia ricerca sull'energia misteriosa conosciuta come EOS Energy, che pervade l'isola. Tu sei nuovo qui nell'isola, ho un addestramento da farti fare. Suppongo che hai sentito i rumori delle battaglie, delle nostre battaglie. Le nostre battaglie unit sono battaglie di Pokémon che ti rendono energia, che ti permettono di utilizzare energia. Ma tu imparerai le regole prima di partecipare a una battaglia. Benissimo, beh ragazzi, ci fanno un tutorial, spiegheranno un po' le cose. Abbiamo un Pikachu probabilmente. Ok. Comunque ragazzi, la grafica è troppo carina, niente da dire. Ok, impariamo come funziona. Allora, sono battaglie in cui i Pokémon formano dei team per contrastarsi tra di loro. Il vincitore di queste battaglie è deciso dal punteggio finale di entrambe le squadre. Iniziamo con i movimenti. Ok, finora tutto semplice, ci si muove e basta, con l'analogico, niente di complicato. Comunque sì ragazzi, è un MOBA. Oh, oddio, questo è per... Ok, con A ci battiamo e catturiamo il Pokémon. Qua ce n'è un altro. Abbiamo anche gli attacchi a distanza. Possiamo utilizzare le Pokéball durante la battaglia. Ora vediamo che utilizzo ne abbiamo. Ragazzi, non so bene tradurre questa frase, però in pratica collezioneremo in questi punti le energie che otteniamo durante le battaglie. Ah, la vittoria andrà al team che colleziona maggior punti. Ok, abbiamo collezionato un po' di energia. Prova a raggiungere l'obiettivo. Ok, quindi ci dirigiamo qua e premiamo X. Ah, ok, lanciamo proprio le Pokéball. Ok, d'accordo, chiaro. Quindi ogni punteggio che abbiamo dalla sconfitta di un Pokémon avversario si converte in automatico in punteggio. Quindi ci mettiamo qua sopra e premiamo X. Cioè, teniamo premuto X. Possiamo anche fare altri attacchi, sia con R che con ZR. Vediamo un attimo, vediamo se troviamo... Ecco. Che non voglio dire. Ecco, abbiamo altri attacchi, fantastico. Ok. La vita per adesso ce l'abbiamo tutta. Ok, ce ne ha tolto un pochettino questo. Ok. Andiamo a portare i punti. Perfetto. Ci mancano un po' di punti. Quindi attacchiamo sempre con gli stessi tasti in realtà. A, Z, R, Z, R. Ok, siamo aumentati di livello e abbiamo una nuova mossa. Z, L stavolta. Ok. Va bene, puoi rilasciare questa abilità ogni volta che si ricarica al 100%. Sarà tipo un'abilità speciale. La proviamo subito, tanto c'è un bel War Turtle che ci aspetta, che sta difendendo la zona, ma noi non ci fa paura. Non è ancora al 100%, però. Dai. Mossa speciale, letteralmente. KO. Ok. Quando tu sarebbe blocchi un Pokémon dal team opposto, lui può, oddio, lasciare delle sfere di energia, ok, che possono essere prese. Va bene. Ci dovremmo anche ricaricare un attimo, però. Non so la vita come si ricarica, però. Ok, completato. Ok, quindi è questa la partita, ma mi sembra un po' troppo semplice. Secondo me c'è qualche altra cosa che ci devono ancora spiegare, che ci devono ancora dire. Ok, tutorial completato.
un bel Charizard. Ok, sono battaglie 5 contro 5. Ecco, magari sarà più difficile perché qua avevo contro dei Pokémon che venivano con l'intelligenza del PC, invece magari contro hai altre persone, quindi chiaramente più complicato. Questo è il Merstadium, è uno degli attuali, oddio, Venus, non lo so, vabbè, posti probabilmente per le battaglie. L'area mostrata è viola ed è quella del tuo team, quella arancione è quella del team opposto. Ok, è divisa in due parti, parte top, parte bottom, quindi parte superiore e parte inferiore, e ovviamente ci sono quelle zone rotondeggianti che sono dove possiamo andare a posizionare i punti ottenuti, e ovviamente ci sono sia quelli della squadra viola che quelli della squadra arancione. Ok, questo è uno di quelli della squadra arancione. Ovviamente posso collezionare punti in queste zone. Ok. Qui invece ecco quello che mi chiedevo poco fa. Nelle zone nostre, quindi nei zone d'obiettivo, le chiama il gioco, del nostro team, recuperiamo energia vitale. Ottimo. Bene, proviamo questa battaglia. Va bene, Charizard inizia a livello 1 come Charmander e man mano che il livello ovviamente progredisce e ovviamente si evolverà. Ready, go! Ok, ci sono 5 minuti di attesa prima che si cominci a... che si liberino anche i nemici, insomma, la squadra nemica. Ok. Posso già consegnare i punti, non me ne ero accorta. Benissimo. E sono già arrivati i nemici, anche di questo non mi ero accorta. Pensavo che si potesse... che si dovesse aspettare più di altro. Oh cacchio, mi stanno ammazzando. Ce ne andiamo subito. Oh cacchio, si è evoluto, meno male. Molto bene, perché stavamo per morire malissimo. Ok, prendiamo la vita, tanto possiamo rincorrerlo perché siamo in una situazione di vantaggio. Assolutamente ragazzi, è fatto benissimo, è troppo carino. Ok, andiamoci a prendere poco di vita e ora andiamo a collezionare anche i punti che abbiamo ottenuto. Magari troppo poca vita mi sono presa. Vabbè. Quelli sono nostri amici. E punteggio li mettiamo qua. Aia. È perché questo ci sta attaccando. Mannaggia. Ok. Adesso l'abilità speciale è bloccata. Allontaniamoci da qui perché sta succedendo il panico. Aiutiamo il nostro compagno perché se ne è dovuto scappare, poverino. La battaglia si è spostata al lato nord, quindi ora andiamo a dare una mano. Però sicuramente devo collezionare i punti. Ok, abbiamo una nuova mossa. Ok. Ancora niente. Però mentre è andato lì, noi collezioniamo i punti. Fantastico. Prendiamocela anche con lui perché siamo a buon punto. Ok, perfetto. Nel frattempo ovviamente aiutiamo se serve, anche se aspettiamo, tanto ci sta pensando il nostro Snorlax. Ok, lasciamoli scappare, tanto noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Zapdos è apparso. Ok, apparirà nell'area centrale. Sconfiggendolo sarà più facile fare punteggio. Ottimo, lo dobbiamo battere allora. Il problema è che ci proverà anche la squadra avversaria sicuramente. Quindi andiamo. Ovviamente ci proverà anche la squadra avversaria. Ok, però ce l'abbiamo fatta noi.
Sta finendo il tempo? Oddio, non lo so. No, abbiamo sconfitto una delle torri avversarie. Ok, andiamo. Avanziamo, tra l'altro, perché siamo molto a buon punto. Ok. Molta gente c'è. Però si è fatto male. Siamo diventati Charizard, un bel ragazzotto, però. Vabbè, mi devo ritirare, troppo poca vita, sperando che non mi acchiappino. Vediamo se torno alla base, che succede. Questo è il tempo che sta scadendo? Non lo so, probabilmente sì. Sì. Ok, abbiamo vinto, ragazzi, fantastico. Che dire? Il video finisce qua, abbiamo provato assolutamente il gioco, abbiamo provato un po' di cose. Finora lo reputo abbastanza semplice, sicuramente ci farò altre partite, fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi può fare piacere vedere altre partite come questa, magari portandole appunto a partita libera su Twitch. Questo voleva solamente essere un video del proviamolo assieme, perché non avevo idea di cosa fosse, apposta mi sono tenuta lontana da tutto quanto per cercare di fare proprio un proviamolo insieme. Mi è strapiaciuto, quindi assolutamente se volete vedere altre partite venite a seguirmi su Twitch, perché sicuramente ne farò altre con amici, anche con voi iscritti se vi va, tanto ci sarà sicuramente l'ID allenatore, quindi mi potrete sicuramente aggiungere. Nulla, io spero che il video test vi sia piaciuto, vi mando un mega bacio, grazie per aver visto questo video e come sempre ci vediamo alla prossima, ciao!